Bene, ed eccoci a bordo di Ampera per il focus, l'approfondimento sul funzionamento tecnologico della vettura. È una vettura a motore elettrico, un motore da 150 cavalli e con un motore di supporto a estendere il range di utilizzo della vettura, ma che comunque fornisce solamente energia elettrica al motore e non trazione. E allora partiamo subito dalla batteria, soprattutto dall'autonomia che ha la batteria, e partiamo dalla città. Noi siamo riusciti a fare tra i 48 km in utilizzo in una giornata piovosa, quindi con sbrinatore attaccato, con il condizionatore attaccato per evitare l'appannamento e con i tergicristalli accesi e luci accese. Siamo arrivati a un range di utilizzo fino a 65 km, sempre in città e sempre con una carica, staccando il compressore del climatizzatore, mettendolo in modalità economica e con una guida più attenta. Quindi il range variabile in base all'utilizzo, ma che comunque consente degli spostamenti quotidiani completamente elettrici. Ricarica della batteria che si attua tra le 5 e le 8 ore in base a come settate il caricabatterie, perché in base alla potenza del vostro impianto elettrico, se da 10 A ci metterete circa 8 ore, se da 16 ce ne metterete 5. Ma vediamo il diversi modalità di funzionamento della vettura che si settano tramite il pulsante qua Drive Mode. Sono 4. Normale, la vettura funziona completamente elettrica finché non arriva la scarica della batteria, che vediamo qua nel display centrale. Una volta arrivata la scarica della batteria, entra il motore termico. La seconda modalità è la modalità Sport. Cosa cambia? Cambia che il pedale dell'acceleratore è più sensibile, ma la potenza rimane esattamente la stessa. La terza modalità è la modalità montagna, serve a caricare le batterie col motore termico in vista magari di lunghe salite, quindi di una richiesta di potenza notevole da parte del motore elettrico. Ultima modalità è la modalità Hold. Cos'è la modalità Hold? Praticamente preserva la carica della batteria per un funzionamento successivo e simula il funzionamento a batteria esaurita, quindi fa entrare il motore termico quando necessario. Ecco, ma parliamo del funzionamento a batteria esaurita. Funziona esattamente come una ibrida, quindi il motore termico non è sempre acceso, si accende solamente quando il motore elettrico chiede una potenza alla batteria superiore o alla carica residua oppure alla potenza della batteria stessa. Per esempio, adesso siamo fermi al semaforo, il motore termico si è acceso, lo vedete anche qua nel display, sta fornendo elettricità al motore elettrico. La cosa importante da dire è che quando noi acceleriamo a fondo abbiamo sempre il motore elettrico che spinge, quindi sempre i nostri 370 Nm a disposizione, e se schiacciamo tutto sentiamo come il motore a benzina, che è un 1400, aumenta il numero di giri in leggero ritardo rispetto a quanto noi chiediamo potenza, perché lo scompenso tra potenza istantanea erogata al motore elettrico e potenza erogata al motore termico che va a caricare, a dare energia alla batteria, ha questo lasso di tempo. Quando entra il motore termico ovviamente aumenta la rumorosità, ma diciamo che a bordo questo quasi non si sente. Quando rilasciamo il pedale dell'acceleratore abbiamo una rigenerazione, come vedete, dell'energia dalle ruote alla batteria, ed è possibile settare due livelli di rigenerazione in base a come inseriamo la marcia del cambio. In D, quindi in drive, abbiamo un frenomotore blando e una rigenerazione blanda. Se mettiamo in L, frenomotore molto più corposo, sentiamo proprio la vettura che rallenta parecchio al nostro alzare il pedale dall'acceleratore, e quindi una rigenerazione di energia più elevata. Parlare di consumi su questa vettura ha poco senso, perché se noi rimaniamo nel range di utilizzo elettrico il consumo sarà pari a zero e il motore si accenderà una volta ogni circa 5-6 settimane per mantenere diciamo l'efficienza generale della vettura. Se superiamo questo range, allora
pura accademia. Se andiamo a 130 all'ora consumeremo 15-16 km, faremo 15-16 km con un litro, in città sempre sui 14-15-16 km con un litro, a 110 all'ora arriviamo a 18 km con un litro di benzina. Ma ripeto, parlare di consumi con questo tipo di tecnologia è veramente assurdo. Una vettura sicuramente consigliata a chi fa una media di 50-60 km al giorno. Ecco, con questo range, con 2 euro al giorno, più o meno il costo di una ricarica, riuscirete a fare i 60-50 km di autonomia in base al vostro utilizzo. Vi voglio far vedere il climatizzatore, che è elettrico, ha la possibilità di essere settato in 3 posizioni. In min, quindi in minimo, il compressore del climatizzatore è spento, quindi funziona solamente la ventilazione. In eco il compressore va in maniera soft, quindi non consuma tanta energia. In max, quando fuori fa tanto caldo, abbiamo la massima potenza di raffrescamento e di riscaldamento. Tutto questo è possibile visualizzarlo premendo questo pulsante con la foglia. Vediamo anche la carica, cioè in quanto tempo si completa la carica. Sono le 14:15, se lo colleghiamo adesso la vettura, noi arriveremo ad avere una vettura completamente carica in circa un'ora e mezza. Abbiamo le batterie adesso circa a più di metà della loro capienza. Qua questa schermata ci fa vedere il nostro stile di guida. Stiamo guidando abbastanza bene, 59-60% di efficienza, e il climatizzatore ci ciuccia abbastanza, perché con i settaggi che abbiamo utilizzato in questo momento siamo al 61% di efficienza. Qua vediamo l'utilizzo di energia durante la sessione corrente di guida, quindi quanti chilometri abbiamo fatto con la batteria, quanti con la benzina. Ma io sono in hold, adesso rispostiamo modalità, ci rimettiamo in normale perché abbiamo ancora parecchia batteria e il motore si è spento. In autostrada, a qualsiasi velocità, il motore termico rimane spento, perché l'energia viene data solamente dalle batterie, sempre che queste non siano finite, ed è davvero un grande piacere di guida. Sempre in questa schermata vediamo quanti kilowatt abbiamo consumato e quanti litri nell'ultima sessione di guida, e il computer di bordo ci può dare anche delle informazioni, dei suggerimenti su come stiamo guidando. In questo momento stiamo a 100 km orari, il motore non si sente, solamente i frusci aerodinamici attorno a noi, e con questa schermata il flusso di potenza. Insomma, sensazioni guidando l'Ampera molto molto positive, perché abbiamo sempre gran coppia da zero giri del motore, e ripeto, se rimaniamo nel range di utilizzo della batteria avremo anche un gran risparmio. Non ha senso per chi fa tanta autostrada e tanti chilometri. Per HD Motori, Andrea Galeazzi.